Microfoni aperti alla cittadinanza per dire basta all'occupazione abusiva all'ex collegio della Querci in via della Piazzuola a Firenze. Questa è la manifestazione organizzata da Giovanni Donzelli, candidato alla presidenza della Regione Toscana per Fratelli d'Italia, consigliere regionale del partito di Giorgia Meloni, che ieri ha chiamato a raccolta numerosi residenti per contestare l'occupazione abusiva in corso all'ex collegio della Querci. Da una parte i militanti del movimento di lotta per la casa, dall'altra tanti cittadini esasperati. Il movimento di lotta per la casa dice che questa è una manifestazione prettamente politica e non ci sono problemi, che anzi loro hanno ridato l'ex collegio della Quercia alla città di Firenze, coinvolgendo tante persone in questi anni. Qual è la realtà secondo lei? Non è secondo me, io ho fatto il microfono aperto apposta per far parlare i cittadini, altrimenti potrebbe esserci, rimanere il dubbio se è una cosa faziosa, politica o di campagna elettorale. In realtà sono i cittadini esasperati di qualsiasi inclinazione politica. Una signora mi ha detto che ha sempre votato a sinistra e non ne può più. Qui a parlare oggi sono stati i cittadini. La politica non c'entra niente, c'entra la voglia di legalità, di giustizia e di rispetto delle regole. E che cosa fare? Quali sono le iniziative che pensate di intraprendere per far sì che queste, diciamo, le azioni del movimento lotta per la casa, che anche oggi hanno, c'è stato uno sgombero in via del Rometo, c'è stata una nuova occupazione qua vicino ai campi degli assistenti sociali in via Bini. Che cosa pensate di fare per porre fine a questa emergenza abitativa da una parte e di illegalità dall'altra? Beh, certo, noi chiediamo che vengano rispettate le regole, chiederemo per ogni realtà occupata in città lo sgombero immediato e il ripristino delle regole. Questo giochino per cui si spostano da una parte e si mettono da un'altra serve solo a danneggiare parti diverse della città in momenti diversi. Noi chiediamo intanto che venga liberata l'ex Querce, perché questa, la gente della zona è completamente esasperata, è un'occupazione che non è più sostenibile, doveva durare qualche mese, ormai sono 2 anni che è occupata, forse anche di più. Prima c'era la scusa dell'inverno, poi dell'estate, poi della primavera, poi dell'autunno, basta, non ne possiamo più, ritorni la legalità perché i cittadini sono esasperati.